ragazzi, bentornati sul canale dell'Endurista del Weekend. Pronti a partire, belli carichi, adesso ci cambiamo. Poi tra circa un'oretta e mezza si parte. Pronti? Ed eccoci ragazzi, pronti alla partenza. Abbiamo mezz'oretta per arrivare al primo controllo orario, dopodiché comincia la prima speciale. Ed ecco che si parte per la prima speciale. Come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera, subito devo lottare con il Garmin per riuscire a vedere la traccia. Dai, ma levati dal cazzo, ma io non lo so. Poco importa, mi riprendo subito, o quasi, faccio già subito un piccolo errorino, una piccola sbavatura che recupero immediatamente e procedo con la speciale. Dopo appena due minuti forse dall'inizio della speciale trovo subito i fotografi e bello carico decido di fare una bella impennatina che a momenti mi costa l'osso del collo, però tutto per fortuna è andato bene. Speciale molto bella, bella guidata, con pochi tratti veramente veloci come era stato per le prime speciali a Rio Torto, molto navigata, quindi con tanti incroci, con tante deviazioni, insomma veramente divertente da percorrere e anche piuttosto impegnativa. Bello scivoloso, dai. Concentrato, eh? Grazie! Ed ecco il momento cruciale della prima giornata. Purtroppo è in questo momento che prendo 5 minuti di penalità a causa di un taglio, se così si può definire, della traccia. Come vedete per terra ci sono vari passaggi di varie moto. E io purtroppo in questo tratto non mi sono accorto, o meglio, mi sono accorto troppo tardi di aver deviato leggermente dalla traccia, per cui mi riporto sulla traccia solo più avanti rispetto al punto preciso dove sarei dovuto passare, e questo mi costerà i 5 minuti di penalità che mi varranno il primo posto di giornata. Finalmente la velocità controllata mi butta all'inseguimento dei due piloti davanti a me. Dopo aver passato il primo pilota, il secondo, il buon Ghigo Valentini, è stato un po' più ostico da passare, sono rimasto dietro un po' di tempo, non mi ha rallentato più di tanto, però standogli un po' vicino mi arrivavano un po' di sassate, quindi ogni tanto dovevo allontanarmi un pochino e poi recuperare il tempo perso. Alla fine sono riuscito a superarlo e a passare avanti e fare il mio ritmo. Direi prima speciale andata, direi proprio bene, non ho fatto particolari errori, senza rischiare, dovrei essermi piazzato benino. Adesso pezzetto bello lunghino, circa un centinaio di chilometri di trasferimento, dopodiché un pochino di pausa e poi si riparte per un altro breve tratto di trasferimento e seconda speciale di giornata. Pezzettino bello in alto qua, bello panoramico.
freschino, infatti mi sono messo il giacchetto antivento, antipioggia, così almeno non ci raffreddiamo troppo. Ecco qua, un po' di nevischio, vediamo anche la neve, incredibile, passando dai 20 gradi, 20-23 gradi, abbiamo la neve. Buono ragazzi, allora arrivati all'assistenza, qua al paddock, adesso circa un'oretta per niente in realtà, riposarmi un attimino, bere, mangiare qualcosa. Ho perso tra sassate e vibrazioni varie, ho perso un paramano, però vabbè, adesso riesco a rimontarlo su, sennò prenderò qualche sassata, ma va bene. E niente, dai, ci vediamo più tardi. Terzo controllo orario, aspettiamo qua il nostro minuto. Grazie. Si parte per il secondo trasferimento con la pioggia. Molto bene. E mi sa che dove siamo diretti giù di là è ancora peggio, quindi seconda speciale bagnata. Bene, speriamo che non piova troppissimo. Pronti per la seconda speciale bagnata. Ha fatto un po' d'acqua, non tantissimissimo, adesso ha smesso, però dobbiamo trovare della pietra brutta, viscida. È caduto adesso Angelo Tazzari, qua a 50 metri dopo la partenza. L'erbetta si è bagnata, sarà un bel umido. Quindi occhio, con calma, pianino per bene. 20 secondi, 3, 2, 1. E come preannunciato, eccoci alla seconda speciale di giornata. Speciale questa volta bagnata, come avete visto, e purtroppo si confermano subito le prime sensazioni, ovvero che il terreno è veramente veramente scivoloso. Si parte subito con un tratto abbastanza veloce, anche se un pelino stretto in mezzo al bosco, sassi, radici, tutto viscido, rendono la cosa piuttosto interessante. Usiamo vedo subito testa. Che questo è il mio terreno, è la mia speciale, dai. Devo stare concentrato e arrivare in fondo senza fare sciocchezze. Mamma mia, sei viscido, porca troia. Un paio di chilometri passo Angelo, che è caduto alla partenza. Basta! Ed era da poco caduto di nuovo, rompendo la leva del freno posteriore. Pianino, che qua è viscido che fa schifo, andiamo con calma, non facciamo delle stronzate, stiamo andando bene, dai. E vedendo che continuo a recuperare piloti davanti a me, ovviamente qualche rischio comincio a prendermelo. Piano, puttana, non si sta in piedi. Cerco di mantenere questo ritmo, che è un pelino alto per le condizioni del terreno, però ragazzi, uova. Mi sento piuttosto sicuro, continuo così. Sapone, ghiaccio. Fa più come dirlo, non si sta in piedi. Dai. Grazie! Grazie! Piano ragazzi, sto sottobosco, è fetentissimo, Non fare stronzate! Troia! Guarda la traccia!
ci vuole anche un po' di fortuna, ragazzi. Sarei andato drittissimo se non avessi visto pettinare e tornare indietro. Imparando dagli errori della prima tappa, riesco a non concentrarmi sul pilota davanti, a concentrarmi invece sulla traccia, riuscendo così a superare Ghigo che va dritto sbagliando strada. Io invece vedo sulla traccia la svolta a sinistra e riesco a, così a guadagnare la posizione anche su di lui. Piano piano e sempre con qualche rischio riesco a recuperare il terreno anche su pettinari, un pelino in difficoltà sul terreno viscido di oggi, e riesco a mettermi dietro di lui e farmi tirare. Approfitto di una sua piccola incertezza in una pozza di fango per superarlo e imporre il mio ritmo. Grazie! Il tratto viscido, entriamo in una strada ghiaiata che è più il terreno di pettinari rispetto al mio. E infatti subito me lo sento arrivare dietro e cominciare a spingermi da dietro per passare. Cerco di tenerlo un po' dietro, poi lo lascio passare perché io più di così non riesco ad andare e rischio solo di farmi innervosire dalla continua presenza. E finisce così la seconda speciale di giornata con un primo posto. Bene ragazzi, abbiamo concluso. Direi che ho fatto una buona prestazione. Adesso me la giocherò sicuramente con Polidoro, che partiva avanti a me. Un po' di gente l'ho ripreso, ho ripreso Pettinari che ha sbagliato. Tazzari che era primo alla prima speciale purtroppo è caduto subito a inizio partenza, quindi lui probabilmente è fuori dai giochi. Ho ripreso Ghigo, che sul viscido tribolava un pochino. Questo terreno viscidino che ha messo un po' in crisi gli altri a me mi preme un pochino, perché comunque usandola in situazioni non proprio ideali, l'ho usata tutto l'inverno, quindi girando sul bagnato ho un pelino più di sicurezza. Sono riuscito quindi a fare una buona prestazione. Adesso vediamo. Ci vediamo al paddock, che diamo un'occhiata alla classifica, però questa prima giornata mi è piaciuta molto molto bene. Ci laurea con loro è Nicolo Pivato! Nicolo Pivato, ci portiamo a casa questo scatto fotografico.